Ciao ragazzi, sono Francesco Bombaggi e oggi risponderò a qualche domanda che ho scelto personalmente e quindi cominciamo. Allora, Antonio mi chiede per quale squadra facevi il tifo da bambino. Allora, io ho dei ricordi bellissimi come mio papà, che andavamo, ma una volta non c'erano le TV, ognuno non c'aveva a casa le TV private, quindi si andava nei bar con la consumazione e si vedevano le partite. Andavo a vedere le partite della Juventus, mio padre juventino, mi ha trasmesso questa passione. E poi crescendo mi sono appassionato alla Torres, che è la squadra dove giocavo nel giovanili, e sono andato lì allo stadio le prime volte a vedere le partite. Jerry mi chiede a quando il primo gol. Beh, speriamo in tempi brevi. Comunque l'importante è continuare su questo trend di squadra positivo, che stiamo facendo un ottimo rullino di marcia e vogliamo solo continuare così. Poi per le gioie personali arriveranno. Ti piace giocare ai videogiochi? Sì, diciamo, quando trovo il tempo sì. C'è una bambina, quindi riesco a ritagliarmi magari quella mezz'oretta e per giocare, niente di eccezionale, però mi piace, onestamente. Ti piace vivere a Catanzaro? Mi chiede Alessandro. Sì, ci sto bene, con la mia famiglia ci stiamo bene, l'ho detto più volte in varie interviste. Nella zona dove abito io, tutto quanto molto vicino, molto comodo, vedo il mare da casa, quindi è una situazione che mi piace. Christian mi chiede perché hai sempre una valigia nei video che vediamo in trasferta. È una valigia da gaming, l'ho presa da poco e quando abbiamo delle trasferte dove abbiamo tante ore buche, magari dove partiamo, arriviamo presto in hotel, magari dedico un'oretta per un passatempo, per occupare le ore, diciamo, delle volte in trasferta. Salvatore mi chiede dove passi solitamente le tue vacanze. Ah, io vivo nella città più bella del mondo, no, scherzo, una città bellissima che si chiama Alghero, e quindi la maggior parte delle volte sia per stare vicino ai familiari, ai nonni, ai nipoti. Stiamo in Sardegna quasi sempre nel mese di vacanza che abbiamo libero e ci godiamo il mare della nostra terra. Carmelo, chi è il tuo compagno in stanza nelle trasferte? Il mitico Pietrone Cianci, che è fantastico, mi fa piscia sotto dalle risate. Francesco ha detto il gol più bello con il Catanzaro. L'anno scorso ne ho fatti due molto belli con la Vibonese. Entrambi mi sono piaciuti perché veniva un momento un pochettino così, quindi sono stati un po' sia belli che liberatori. Quanto è facile giocare a Formula 1 usando i flashback a Monte Carlo? Domanda di Cristiano. No, non li uso perché sono scarso, quindi faccio solo prove a tempo, ogni volta riparto, ricomincio il giro 100 volte perché faccio sempre qualche errore. Mario, prossimo gol esultanza facendo il motorino. No, primo gol no, ho già stabilito l'esultanza, quindi farò un'altra cosa, però ci potrebbe stare, figlio. Dopo la macchina passiamo al motorino, poi biciclette, andiamo avanti. Comunque un saluto a tutti, un abbraccio grande e forza Catanzaro.